Durante Adriano, Giorgio Armando, Gianni Sergio, Masciotto Giustino. Un appello nominale, quello di questa mattina in Consiglio Comunale all'Aquila, che è suonato come una mera formalità, visto che sui banchi della maggioranza, ad inizio della seduta di approvazione del bilancio comunale, c'era solo l'anziano consigliere Giuseppe Ludovici del gruppo Misto e Antonio Di Nardantonio del Partito Democratico. Ed anche sul banco della Giunta c'erano solo poltrone vuote. Un'assenza di massa che ha fatto mancare il numero legale, però calcolata ed annunciata. La maggioranza non è andata al Maro in montagna, è stata solo costretta a disertare l'aula, prendere tempo almeno fino a metà agosto in attesa che il governo approvi il decreto rivisto e corretto che stanzia 16 milioni di euro di trasferimenti straordinari post sismici, senza i quali il comune non potrebbe chiudere il bilancio se non aumentando di molto le tasse e con tagli draconiani alla spesa, misure che poi diventerebbero irreversibili. Un escamotage tattico che però non ha impedito alle opposizioni civiche di centrodestra presenti in aula di fare pesanti ironie e di accusare la maggioranza. La verità per loro è che il governo amico ha tagliato di parecchi milioni l'importo del trasferimento straordinario e ora la maggioranza è allo sbando. Si sta cercando di rimediare al guaio dei 16 milioni di euro che il governo non ci ha dato, quindi oggi ci sarebbe stato l'aumento della TARI al 50%, ma non abbiamo avuto atti e quindi non si può fare la salvaguardia e quindi si aspetterà molto probabilmente la diffida del prefetto, come al solito un escamotage politico sulle spalle degli aquilani. Siamo a un punto di non ritorno perché per l'ennesima volta non si rispetteranno i tempi.